vincere il campionato in anticipo e a una giornata dalla fine mantenere il record di imbattibilità. A far registrare questi numeri è stata la Virtus Pratola, che risulta essere l'unica squadra che nella storia del calcio pratolano non ha mai perso nell'arco di un campionato, e in questa stagione è stata la sola formazione abruzzese dalla Serie D alla terza categoria con 0 sconfitte. A ciò si aggiunge il prestigio di stare in lizza per la Coppa Disciplina. Sono questi gli ingredienti che hanno portato al successo la vittoria con l'Orsogna per 3-1 dello scorso 29 aprile, ha sancito l'accesso matematico della Virtus Pratola in promozione. Tanta soddisfazione per l'importante traguardo raggiunto per la prima volta dalla società del presidente Simone Tofano. Il gruppo guidato dal tecnico pescarese Paolo Palladinetti, con il valido supporto del preparatore atletico Orazio Caputo, ha collezionato 20 vittorie, 9 pareggi e 0 sconfitte. Il compito a campionato acquisito è quello di centrare un altro risultato positivo nell'ultima giornata di domenica prossima in casa con la Valle Aternofossa per confermare il record di imbattibilità e per terminare una stagione mai messa in discussione. Visti i risultati, diciamo che potrebbe sembrare così, però in realtà è stato un campionato combattuto e il divario, sì, magari risulta dal punteggio, dalla classifica finale, però probabilmente in mezzo al campo abbiamo avuto a che fare con squadre che veramente organizzate sono state all'altezza della situazione e comunque hanno disputato un ottimo campionato e sono stati degli avversari sicuramente validi. E a tal punto io vorrei iniziare l'intervista ringraziando tutte le società che quest'anno hanno partecipato a questo campionato, in particolar modo in questo girone C, e che hanno reso sicuramente interessante questo campionato. E forse questo potrebbe anche dare un significato più forte alla nostra vittoria. Sicuramente è un qualcosa di bello essere arrivati prima di tante altre squadre meglio organizzate, forse perché comunque partivano con i favori del pronostico e con organici sicuramente di indubbio valore, anche con giocatori di categoria superiore. Ecco, lei è la prima volta che ha allenato questa squadra. Quando è stato chiamato dalla società della Virtus Pratola, ha accettato subito questa sfida che alla fine si è rivelata vincente. Soddisfatto quindi al termine di questa stagione? Sì, sinceramente quando mi hanno chiamato pensavo che fosse uno scherzo, perché da Pescara arrivare qui a Pratola, ci sono tanti chilometri. Però io già conoscevo il vicepresidente Fabrizio e quindi avevamo instaurato dei rapporti che sono maturati durante alcune partite che puntualmente andavamo a vedere nel nostro girone, parlo del girone con cui l'anno scorso ho partecipato con la squadra del San Marco. Quindi da scherzo a cosa seria, quindi ho preso seriamente la proposta, è stata una proposta che poi alla fine ha premiato non solo la mia scelta ma anche la fiducia che il Virtus Pratola ha affidato al sottoscritto. E sono contento anche di questa vittoria, ma in particolare sono contento per un traguardo che la società prima di iniziare voleva raggiungere. Diciamo che comunque ci eravamo posti senza ipocrisia il traguardo dei playoff, però poi alla fine stavamo lì in alto e dopo gli scontri diretti con lo Scaffa e il Sant'Anna che abbiamo vinto a domicilio, lì abbiamo pensato che potevamo fare qualcosa di più e fino alla fine abbiamo lottato per vincere il campionato e ci siamo riusciti. Il presidente Tofano sottolinea la forza del gruppo che si è sempre più consolidato negli anni. Eravamo già pronti all'inizio nella programmazione con l'idea di fare bene. Certo, arrivare con vittoria del campionato, 0 sconfitte, primi nella Coppa Disciplina, questo sicuramente è stato un qualcosa in più che fa molto molto piacere. È chiaro che per ottenere questo c'è bisogno di tutto un insieme di fattori, dalla società,
dai ragazzi, dai il mister, tutto lo staff tecnico, tutti i dirigenti che fanno parte, che ogni domenica, ogni settimana si impegnano per poter cercare di ottimizzare il tutto. E devo essere, è una cosa abbastanza nuova anche per noi, arrivare con tutta, chiamiamola tranquillità, mettiamo così, alla festa della Madonna della Libera, dove generalmente siamo sempre o impelagati in playoff o a sperare che ci manca qualche punto, qualche cosa. Invece quest'anno devo dire che... Quest'anno vi goderete la festa allora? Ci godremo la festa e devo dire che ce la godremo alla grande, anche perché c'è un grandissimo clima, c'è un grandissimo entusiasmo da parte dei ragazzi, da parte nostra come dirigenza. Il lavoro è andato come doveva andare. Meglio di così non possiamo dire niente, quindi va benissimo così, molto molto soddisfatti. Noi siamo forse l'unica società che non ha mai assunto un allenatore, siamo la società che ha più giocatori di più anni con noi, vedi Sabatini il capitano, vedi Vitone, vedi Ezio Tosti, vedi Gianluca Villani. Gianluca Villani è stata con noi da quando c'ha 5 anni, salvo una parentesi di 2 anni fatta in promozione quando aveva 17-18 anni. Quindi siamo quelli che cercano di mantenere e consolidare. Oltre ad elementi di Pratola come Gianluca Villani e Lorenzo Saccoccia, l'organico ha visto la presenza di giocatori provenienti dai paesi del circondario come Simone Serafini e Davis Iacovone. A loro si sono aggiunti l'esperto Davide D'Ancona, attaccante ex Chieti, angolano e civitanovese, il difensore Alessio Miccoli, ex Vispianella emilianico, ed Alex Palladinetti, figlio dell'allenatore. Tra tutti si è messo in evidenza l'attaccante Fabrizio Vitone, autore di 22 reti, l'ultima proprio nella gara decisiva contro l'Orsogna. Sono felicissimo per questi 22 gol, però l'importante quest'anno era vincere il campionato. Il mio unico obiettivo e quello dei miei compagni era solo questo. Infatti sono stati mesi duri, però ognuno di noi aveva l'entusiasmo giusto per affrontare qualsiasi allenamento. Quando ha fatto la neve ci siamo allenati sull'asfalto, quindi anche in condizioni climatiche critiche abbiamo dato tutto e con il giusto entusiasmo, cioè il tempo percorso è stato veramente veloce. E, però appunto stare tutti insieme, cioè questa vittoria del campionato è merito soprattutto di questo gruppo fantastico, perché oltre a essere dei grandi giocatori, avere dei dirigenti molto preparati e che ci hanno supportato sempre, cioè siamo dei veri amici, e quando dico veri amici lo dico, non lo dico giusto per dire. E infatti appunto dicevo, nello stare insieme, nel divertirsi insieme sia in campo che fuori, questo è poi soprattutto la voglia di vincere, che tutto lungo il percorso del campionato è cresciuta sempre di più, e questo ci ha permesso di raggiungere questo obiettivo così importante. Oltre alla vittoria del campionato, voi avete battuto anche il record per essere l'unica squadra abruzzese dalla Serie D fino alla terza categoria che non ha mai perso, e quindi questo primato sicuramente ha fatto sì che scattasse ancora di più in voi la voglia e la determinazione per continuare a vincere sino alla fine, è vero? Sì, questo è verissimo, però tocchiamo ferro anche perché domenica è l'ultima partita. Speriamo che di appunto rimanere imbattuti, e poi anche la Coppa Disciplina che ci distingue per quello che abbiamo fatto durante tutto il percorso del campionato, e quindi è stata un'annata strepitosa, fantastica, che ricorderò per sempre. Vitone, allora un ringraziamento a tutti, in modo particolare al capitano Arrigo Sabatini. Arrigo Sabatini, che purtroppo oggi per impegni lavorativi non c'è. Però è stato uno dei protagonisti di questa annata, quindi ci tenevo particolarmente a salutare Arrigo. Parliamo adesso nello specifico dei campionati di Fabrizio Vitone, perché se non sbaglio questo è stato il primo campionato che hai vinto, correggimi se sbaglio. No, è giusto, però quindi abbiamo sfatato questo tabù che dove va Vitone non si vince il campionato, quindi adesso invece si verifica l'opposto, dove speriamo. C'è Vitone si vince il campionato, speriamo, è vero. No, a parte gli scherzi, dopo una vittoria dei playoff col Sulmona, ti ricordi, sì, penso, questo è stato l'unico campionato vinto,
e speriamo che è l'inizio di una lunga serie. Lunga serie non lo so perché ormai 31 anni, però ci proviamo. Villani e Saccoccia, due elementi di Pratola Peligna che fanno parte appunto della Virtus Pratola e quindi sono soddisfattissimi per questo successo che hanno ottenuto con la loro squadra, con la squadra di Pratola Peligna, è vero? Beh sì, non potrebbe essere altrimenti, siamo contenti perché comunque è stato un traguardo rincorso con un bellissimo... siamo andati molto bene in campionato, diciamo, non abbiamo mai perso, siamo stati sempre molto, molto competitivi, siamo stati sempre molto continui, non abbiamo, abbiamo avuto delle difficoltà, quello è ovvio, come del resto tutti quanti i campionati, però abbiamo dimostrato che comunque siamo stati una squadra compatta, un gruppo unito, un gruppo di amici soprattutto, proprio dei compagni di squadra, quindi siamo molto molto contenti per questo traguardo. E tutti hanno parlato proprio di questa Virtus Pratola perché è stata l'unica squadra abruzzese imbattuta dalla Serie D fino alla terza categoria. Ecco, che cosa ha reso grande questa squadra secondo te? Sicuramente il merito è del gruppo perché ci sono delle persone fantastiche che lo rappresentano e tutti quanti siamo, come posso dire, uniti. Siamo stati uniti per raggiungere appunto l'obiettivo. E la forza appunto di questa squadra è il gruppo, lo ripeto e lo ripeterò sempre, perché grazie appunto a tutti questi ragazzi siamo arrivati a quello che appunto siamo arrivati appunto a vincere il campionato. E adesso aspetterete la promozione con interesse, anche perché ci saranno i derby con le altre Peligne, è vero? Quindi chi meglio di voi può sentire questi derby, perché siete proprio di Pratola Peligna. Sì, sì, comunque potrebbero esserci partite molto interessanti, anche molto stimolanti da questo punto di vista. Potremmo incontrare Raiano, la Sulmona di Sofena, quindi sarà una grande soddisfazione comunque. Poi i derby sono sempre belli da giocare, diciamo. E il nostro obiettivo è quello di ben figurare anche nel campionato di promozione, speriamo di ottenere anche grandi risultati lì, i presupposti ci sono, poi io penso che con questa squadra possiamo fare veramente belle cose. Il gruppo è stato fondamentale, in queste categorie forse è la combinazione principale per arrivare a un obiettivo. Ecco, voi non siete di Pratola Peligna, però siete stati chiamati da questa società, dalla Virtus Pratola, e quindi avete accettato sin da subito questo progetto che poi alla fine si è rivelato vincente. Esatto, noi abbiamo sposato questo progetto io da un anno, chi da 3 anni, da un anno, e ci siamo subito trovati bene, abbiamo formato un grande gruppo. E più che altro la forza di quest'anno e anche dell'anno passato è stato proprio questo. Anche avendo un po' di difficoltà durante l'anno, siamo sempre riusciti a rimanere uniti e siamo riusciti finalmente ad arrivare al nostro obiettivo, cioè la vittoria del campionato. Certo, adesso per la prossima stagione, per la promozione, ci saranno i derby con le altre squadre peligne, quindi sicuramente l'interesse aumenterà. Beh, io, come diceva il mio compagno, sono 4 anni in questa società, sto in questa società, ho già vinto il campionato di seconda sempre in questa società, adesso... quest'estate decideremo sul da farsi, su come affrontare la promozione, anche perché io, essendo di Raiano, ho un derby in casa, insomma. Bisogna sottolineare che lei aveva già trovato una squadra forte che è stata rinforzata ancora di più con gli innesti che si sono inseriti, è vero? Certo, sicuramente, infatti è stato anche il motivo per cui ho accettato da subito, a parte la conoscenza con i dirigenti, ma anche la mia conoscenza dei giocatori che lo scorso anno avevano militato nel girone E, quindi ripeto, girone che io ho partecipato, cioè con cui io ho partecipato con la San Marco, quindi conoscendo l'organico di questa squadra non ho avuto difficoltà ad accettare l'incarico. Ho portato con me 4 giocatori di Pescara, 4 elementi che hanno rinforzato questo gruppo e quindi poi la storia la conosciamo tutti, abbiamo vinto questo campionato perché è stato un gran bel gruppo e la cosa più bella è che i ragazzi di Pescara con quelli di Pratola si sono integrati e comunque hanno formato un qualcosa di eccezionale. Il gruppo comunque sopra di tutti è forse il... diciamo è il motivo per cui siamo andati avanti senza perdere terreno e comunque con l'obiettivo che poi è cambiato in corsa, cioè quello che poi
dovevamo per forza vincerlo questo campionato, non ci potevamo tirare indietro. Siete arrivati in questa squadra che era già forte di per sé, però voi avete dato ancora quel tocco vincente di più che ha permesso poi di ottenere questo risultato grandioso. Raccontiamo in breve questo campionato, come avete fatto a vincere, a stravincere la prima categoria? Vabbè, la squadra era già allestita nel migliore modo possibile, poi noi abbiamo ritoccato, come dice il mister, siamo allievi del mister da un po' di anni e quindi abbiamo seguito lui. Poi per quanto mi riguarda io sono entrato più tardi perché ho avuto un infortunio, però è stata una cavalcata bellissima, merito di tutto il gruppo, della società, di tutti quanti. Io essendo il figlio non mi sono potuto esibire, ogni anno ci ricado sempre, però poi alla fine quest'anno ho ripagato bene. Sono contento perché il gruppo è fantastico, è stato un grande campionato. Hai avuto problemi, tuo padre ha avuto problemi nelle scelte tecniche, quando doveva inserire il figlio? Sempre problemi. Quante partite hai giocato? Ma no, me ne sono fatte le mie partite fortunatamente quest'anno e sono andate anche abbastanza bene, quindi sono contento di come sia andata e sono contento di come si è finito il campionato. E adesso sentiamo D'Ancona, che è stato autore di quanti gol complessivamente? 12. Due decisivi nell'ultima partita vinta 3-1 con l'Orsogna. Ecco, raccontaci questa partita e poi tutti i festeggiamenti che ci sono stati al termine. Beh, no, la partita in sé per sé è stata come tutte le altre. Grazie a noi e alle nostre forze abbiamo stravinto, diciamo. Poi per il mio conto io faccio un mese a casa e un mese fuori al lavoro, quindi quando torno mi faccio le mie 3-4 partite. E per quel che potete avete portato quell'esperienza necessaria, si può dire così? Esatto. E niente, poi questo è uno dei migliori gruppi secondo me che esisterà nella categoria, ma non a livello calcistico ma anche a livello morale, a livello proprio di gruppo. Quando c'è un successo di squadra il merito è di tutti, è dell'allenatore, dei dirigenti ed è del preparatore atletico che ha preparato nel migliore dei modi questa squadra, Orazio Caputo. Diciamo che il preparatore atletico aiuta e comunque hai detto bene tu nel dire che il lavoro è di tutti nello stesso modo, è un gruppo questo, è un gruppo che comunque deve lavorare in un certo modo, con abnegazione, con piglio e quindi di conseguenza tutto quello che si fa, tutti i successi che si ottengono dipende da tutti quanti e non da una persona soltanto, perché io da solo, se loro non mi assistono, non posso fare assolutamente niente. Orazio, bisogna sottolineare che questa è una squadra che ha seguito con precisione tutte le direttive dell'allenatore e tue, nonostante i problemi che ci sono stati, tanti problemi che ci sono stati in questa stagione, in primis quelli dell'impiantistica. Sì, infatti il problema dell'impiantistica è stato molto importante, perché siamo stati costretti a giocare su diversi terreni di gioco, abbiamo fortunatamente, devo dire, ridotto gli infortuni al minimo proprio per questo cambio repentino di campi di gioco, dal sintetico al naturale, alla terra battuta, e quindi comunque devo ringraziare tutti i ragazzi, perché alla fine sono stati loro che hanno vinto il campionato, sono stati bravissimi, io li ho semplicemente aiutati. E adesso Orazio Caputo come preparerà la squadra per la promozione? Questa è una bella domanda. La prepareremo se loro mi seguono, la prepareremo come abbiamo preparato il campionato di prima categoria, sempre con il lavoro, con l'abnegazione e con la voglia e la fantasia soprattutto di fare calcio. Il presidente Simone Tofano coglie l'occasione per ringraziare tutti coloro che sono stati vicini alla squadra. Alla base di tutto c'è tutto un lavoro fatto di programmazione, c'è un lavoro fatto di persone che noi reputiamo professioniste, con le virgolette chiaramente, perché sono tutte persone che chi più e chi meno lavorano o comunque sia devono arrangiarsi anche con gli orari, con i turni, però devo dire che hanno dato tutto il massimo, tutti hanno dato il massimo, si sono impegnati tantissimo, anche quelle persone che magari tante volte non vengono riprese dalle telecamere, diciamo così. E quindi io colgo l'occasione per ringraziarli tutti, da Francesco Anzellotti, Antonio Cianfaglione, Alfredino Di Rocco, Fabrizio Sant'Angelo che è qui, papà, Tofano Giovanni, e Dario Restaino che
tutte le ragazze che ci danno una mano, Elvira, c'è Maria Franca, c'è Valentina, tutte quelle persone che vuoi o non vuoi non le conosciamo televisivamente, ma noi sappiamo tutto quello che fanno per permettere che sia tutto preciso la domenica, e i ragazzi questa cosa la sentono e fortunatamente ci hanno portato a casa questo bellissimo risultato. Certo, il Presidente ha illustrato proprio nel migliore dei modi quel che è stata la stagione grandiosa di quest'anno, frutto di un'unità della squadra e soprattutto della società. Questo ha portato al risultato importante della vittoria del campionato. Certo, è stata una cavalcata stupenda da questi ragazzi eccezionali che io ringrazio di cuore. Mi associo a tutto quello che è stato detto da Simone, ringrazio tantissimo il mister, il preparatore atletico, fisioterapisti, tutte queste persone che hanno collaborato con noi a raggiungere questo grande obiettivo. Volevo anche ricordare che la Virtus è una società che ha una scuola calcio, che sono 16 anni che sta lavorando su quest'ambito. Ecco perché Simone parlava di programmazione con giovani del posto, e portiamo avanti questo progetto sempre per raggiungere questi obiettivi. Adesso per la promozione ci sarà ancora Palladinetti alla guida della Virtus Pratola? Beh, per la promozione questo lo deve chiedere alla società, poi non sono io che decido. Sicuramente dopo tanti sacrifici, dopo questo campionato esaltante, mi auguro che la società comunque faccia un pensierino per la riconferma. C'è da parte mia la volontà di farlo, ci sono delle situazioni che comunque dovrebbero migliorare, ma parlo semplicemente ecco. A questo punto volevo fare un appello all'amministrazione comunale di Pratola. Io non sono di Pratola, sono di Pescara, quindi volevo cercare... La nuova amministrazione, perché si voterà qui a Pratola. Ecco, diciamo la nuova amministrazione, comunque io non mi schiero politicamente con nessuno perché non sono di Pratola, lo ripeto, vorrei fare questo appello a loro e anche alla presidenza dei Nerostellati, perché quest'anno abbiamo fatto troppe trasferte, siamo stati esiliati fin troppe volte e penso che una squadra di Pratola ha tutto il diritto di giocare sul proprio campo, così come lo fa i Nerostellati. Penso che anche il Virtus Pratola abbia comunque la necessità di giocare davanti al proprio pubblico e di provare quelle emozioni che comunque accompagnano una squadra locale. Ed è niente, semplicemente vorrei che questo appello fosse accolto e si trovassero le soluzioni per far sì che il prossimo anno io da tecnico possa utilizzare la struttura che appartiene a Pratola Paese e che mi auguro possiamo anche sfruttare noi come società di Pratola. Comunque associo a questo mio appello, mi associo anche a tutti i complimenti che già i Nerostellati hanno ottenuto per questa vittoria stupenda e questo nuovo campionato che andranno ad affrontare, che è la Serie D, quindi è un campionato impegnatissimo e che comunque mi auguro possano affrontare con la stessa voglia, determinazione e con gli stessi obiettivi con cui hanno e affrontato questo di eccellenza, visto che erano outsider, lo hanno fatto alla grande. Presidente, adesso per la promozione? Adesso diciamo che oggi, quando ne abbiamo, Fabio, scusami, 5, 4? Oggi è 4 maggio. 4 maggio, no, a parte gli scherzi, noi le programmazioni fortunatamente le riusciamo a fare in anticipo. È chiaro che una vittoria di un campionato in anticipo ti permette anche di programmare con tempo. È chiaro che poi sono tutte valutazioni che adesso da qui a fine giugno, inizio di luglio andiamo a fare. L'obiettivo sarà sicuramente quello, confermare, dove poi è chiaro che il cambio di promozione prevederà diverse situazioni regolamentari che non sono come quest'anno. Già per noi quest'anno avere fuori quota 94-95 è un tipo di discorso, avere fuori quota 96, 97, 98, 99 è chiaro che qualcosina cambierà. Noi in casa già ce li abbiamo Simone Zimè, abbiamo Panfilo Centofanti, abbiamo Vincenzino Di Cesare, che sono tutti ragazzi del 99. Chiaro che anche loro hanno le loro sirene, mettiamola così come ce l'avrà
il mister, così come ce l'avranno il preparatore atletico, come tutti gli altri ragazzi che giocano con noi. Io mi auguro che arriveremo ai primi di luglio con l'80% di questa squadra qui, più poi qualche sorpresa ce la riserviamo nelle prossime settimane.